L'attore e regista sidernese Elena Nocera porterà sullo schermo la storia di Alfredo Antico, oggi noto professionista locale, rapito il 30 ottobre del 1982 a soli 13 anni dall'anonima sequestri. Il titolo del film, un cortometraggio scritto e diretto dallo stesso Elena Nocera, sarà una gioia immensa. Il cortometraggio sarà prodotto da Obiettivi Creativi, Bow Bay Production e Chuck Calabria in collaborazione con la Scuola di Cinematografia della Calabria e il patrocinio del Comune di Caulonia e di Canalo. Il corto, in forma di una nota di Obiettivi Creativi, ambientato nei primi anni 80, avrà come location il suggestivo borgo di Caulonia e il Comune di Canalo, dove grazie al duro lavoro degli scenografi si stanno allestendo le location per riprodurre fedelmente le prigioni dell'allora giovane Alfredo, rimasto incatenato per 59 giorni. Per il cortometraggio sono state coinvolte circa 25 maestranze calabresi. Il difficile compito di portare sullo schermo Alfredo Antico è stato affidato a Elena Nocera, al 14enne Giulio Cuzzilla, giovane promessa della Scuola di Cinematografia della Calabria, che ha già lavorato a piedi nudi nel fango sotto la pioggia in pieno inverno per circa un mese nel film Aspromonte di Mimmo Calopresti. Un ruolo, quello di Alfredo, che Lele aveva bisogno di affidare a qualcuno già rodato, un ragazzo pronto e soprattutto disposto a vivere e patire il freddo e la pioggia, rimanendo anche molto tempo chiuso in un buco in mezzo al fango, proprio come Alfredo. Un compito difficile per il giovane Giulio Cuzzilla, dice Elena Nocera, ma sicuramente un'esperienza di grande spessore che farà parte di un percorso formativo che la Scuola Cinematografica della Calabria vuole offrire a tutti i suoi allievi. Il primo Chuck sarà battuto il 5 febbraio a Canalo, alle pendici dell'Aspromonte, e poi la troupe si sposterà a Caulonia l'8 febbraio e le riprese termineranno il 9 febbraio a Roccella Ionica, proprio volutamente nel luogo in cui fu trovata e liberata nel 1991 la 19enne Roberta Ghidini. Obiettivi Creativi, a questo proposito, evidenzia nel suo comunicato il grande spirito di collaborazione dimostrato da tutta l'amministrazione comunale di Caulonia, soprattutto dal vice sindaco Domenico Campisi e dal consigliere Luana Franco. Per riprodurre l'ambientazione degli anni 80 tra le vie del paese e Piazza Mese, il comune si è impegnato alla rimozione momentanea delle segnaletiche moderne e al blocco parziale della sosta e del transito ad auto nell'area delle riprese. Molti cittadini di Caulonia e della Locride sono già stati coinvolti sia come comparse che per reperire abiti e mezzi di scena.